Per il nostro territorio, per la provincia, ormai questa diventa una manifestazione classica che coinvolge tante persone che arrivano da fuori regione e anche fuori dalla nazione Italia. E un po' da tutte le parti del paese ormai arrivano appassionati di questo sport, che conoscono il nostro territorio, che lo apprezzano e che ogni anno sono ancora qua a testimonianza che ci vengono volentieri, che questo è un territorio nel quale si sta bene, nel quale si può fare sport e tant'altro. È una particolare soddisfazione ovviamente per la provincia e in particolare anche per il comune di Cesio, che io rappresento come sindaco, quindi una duplice soddisfazione per me oggi, in un momento in cui abbiamo anche la necessità di valorizzare questo territorio. Ancora ieri si promuoveva, abbiamo avuto un evento di promozione della candidatura UNESCO delle Alpi del Mediterraneo a patrimonio dell'umanità. Ci sono tutta una serie di eventi collaterali non strettamente legati come questo, ma che possono contribuire a far passare un messaggio importante di quanto sia unico e speciale questo territorio. Chiaramente chi è qua oggi ha una grande passione, una passione per la caccia, una passione per gli animali, e dimostra ancora una volta come l'uomo, che quando ha delle passioni sane e genuine, può stare bene insieme, si può divertire, può vivere la natura in una maniera bella e positiva per tutti noi.